Allora, ricordiamo il concetto più importante che abbiamo introdotto nella passata lezione, cioè la definizione di differenziabilità. Abbiamo F, la funzione tra un aperto di Rn in F si dice differenziabile nel punto x con 0, mettiamo 0 in alto, e solo se per definizione esiste un vettore A in Rn tale che limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 meno a scalare x meno x con 0 fratto la norma di x meno x con 0 è uguale a 0. Scrivere questo è equivalente a scrivere f di x uguale f di x con 0 più a scalare x meno x con 0 più o piccolo di norma x meno x con 0, cioè la distanza di x meno x con 0, la stessa cosa, lo scrivete così è lo stesso. Poi abbiamo osservato che se f è differenziabile in x con 0, allora primo f è continuo in x con 0, secondo esistono le derivate parziali di f in punto x con 0 rispetto a ogni coordinata i che vada a n, terzo a è uguale al gradiente di f, viceversa il fatto di supporre l'esistenza delle derivate non implicava né la continuità e ovviamente tantomeno la differenziabilità, perché la differenziabilità implica continuità. Quindi è questa la vera generalizzazione del concetto di derivabilità in una variabile. Per una funzione di una variabile essere derivabile x con 0, essere differenziabile x con 0 è la stessa cosa. Se andate a scrivere nel caso n uguale a 1, equivale al fatto che a sia uguale a f' x con 0, la funzione si deriva a f' x con 0. Ma in più variabili no, ci possono stare derivate parziali senza che la funzione sia differenziabile. Abbiamo visto degli esempi l'altra volta. Poi però abbiamo detto come fare a controllare che una funzione sia differenziabile, perché non è banale. Io ho una funzione, mica mi metto a fare sto limite ogni volta per vedere che sia 0, solo per vedere che sia differenziabile in un punto. Poi devo ripetere questo discorso in tutti i punti dove voglio controllare la differenziabilità. Allora abbiamo preannunciato il fatto che se una funzione è di classe C con 1, cioè le derivate esistono e sono continue, per esempio tutto aperto, allora la funzione è differenziabile. Ma dice, ma allora è un cane che si morde la coda, perché controllare che comunque le funzioni siano continue non è facile. Anche la derivabilità non ci dava la continuità. No, controllare che le funzioni siano continue non è difficilissimo. Per quale motivo? Perché tutte quelle funzioni che noi normalmente andiamo a scrivere come somme, prodotti, rapporti,
funzioni di funzioni di funzioni elementari che siano per esempio di classe C infinito, dove sono definite sono addirittura di classe C infinito, sono di classe C1, sono di classe C1. Per quale motivo? Viene dal fatto che i polinomi sono continui, tutte le funzioni che si ottengono facendo somme, prodotti e rapporti sono continue dove sono definite, quindi a meno per esempio se abbiamo una funzione razionale, il rapporto di due polinomi, tranne che negli z del denominatore la funzione è continua, viene dalle regole di derivazione, da come si deriva, e viene dal fatto che se io, e anche dalla regola di derivazione della funzione composta, che quando vado a calcolare diciamo per esempio arco tangente di x quadro più y, x quadro più y è una funzione continua, c1, c infinito, e anche arco tangente di x quadro più y lo è, perché facciamo un esempio, f appartenente f di x, abbiamo solo due variabili, arco tangente e x quadro più y. Allora, giusto per esercizio, andiamo a scrivere le derivate prime e le derivate seconde. Allora, chi sono le derivate prime? Le derivate prime sono due. Allora, il dominio di questa funzione è tutto R2. Per x quadro più y si può fare su tutto R2, l'arco tangente si può fare su qualunque valore x quadro più y abbia. Dopodiché, la derivata parziale rispetto a x di questa funzione è 1 fratto 1 più x quadro più y al quadrato, se la derivata di x quadro più y rispetto a x è fatto. Quindi anche qui abbiamo usato due regole sostanzialmente. La prima è che fare la derivata rispetto a x nel punto xy è come si usano le usuali regole di derivazione, considerando la y come se fosse un parametro costante. Ok? Questa è una regola facilissima. La seconda regola è la derivazione della funzione composta. La derivata dell'arco tangente è 1 fratto 1 più il suo argomento al quadrato per la derivata del suo argomento rispetto a chi? Rispetto a x. Siamo arrivati. Quindi la derivata rispetto a y della nostra funzione sarà stavolta 1 fratto 1 più quadro più al quadrato. Perché? Perché stavolta si deriva rispetto a y, quindi il primo pezzo della derivata è uguale, poi lo devo moltiplicare per la derivata dell'argomento rispetto a y. Ora, come potete vedere, una volta calcolate le derivate è facilissimo osservare che siano tutti. Queste sono funzioni razionali, il denominatore è una somma di quadrati, un quadrato fa 1, quindi non si annulla mai. Diciamo, queste sono funzioni continue. Se queste sono funzioni continue, questa è una funzione continua, la funzione di classe C. Possiamo vedere se è di classe C2. Cosa significa C2? Che bisogna adesso andare a fare le derivate delle derivate prime. Oh, abbiamo osservato che le derivate prime di una funzione da Rn in R sono n. Le derivate seconde quante sono? N per n, n quadro. In questo caso le derivate prime sono 2, le derivate seconde sono 4. Andiamo a scrivere le 4 derivate seconde. Allora, derivata seconda di f rispetto a x volte, no? Abbiamo introdotto la notazione, no? Derivata, questo è l'ordine di derivazione, cioè quante volte deriva, e qui rispetto a chi deriva.
di x quadro significa 0 più 8. Oh, stavolta cosa devo fare? Devo fare 1 più x quadro più x al quadrato, tutto al quadrato, 2 per 1 più x quadro più x al quadrato, meno 2x che moltiplica 2 squadro più y per 2x, quindi 2 per 2 per 2 fa 8, poi viene 8 x quadro. Devo fare 2x per la derivata di questo, la derivata di questo è 0, la derivata di questo è 2 per x quadro più y, no? Per 2x che è la derivata di questo. Quindi 2 per 2 per 2 fa 8, x per x fa x. Poi andiamo a scrivere la derivata seconda di f rispetto prima x e poi a y, xy, che significa derivare questa rispetto a y. La derivata di questa rispetto a y è abbastanza facile, poi devo fare 1 più x quadro più y al quadrato, meno 2x. Ok, allora, questa è una costante 2x, poi la derivata di 1 fratto questo rispetto a y è meno 1 fratto questo qui al quadrato per la derivata di c'era 2 per 2 fa 4 x quadro. Mi ero dimenticato di ricopiare la derivata di questo rispetto a y fa 2x quadro più y, no? Per la derivata di x quadro più y rispetto a y. Andiamo a fare la derivata seconda di f fatta prima rispetto a y e poi rispetto a x calcolata in xy, no? Cioè stavolta devo derivare questa rispetto a x, allora questo quanto fa? Fa meno 1 più x quadro più y al quadrato per 2 x quadro più y per 2x, quindi 2 per 2 fa 4, meno 4x. Come potete vedere, questa derivata risulta uguale a quella precedente. È un caso? No, non è un caso. Vabbè, per completezza facciamo anche la quarta. La quarta la scrivo qua. Derivata seconda di f fatta rispetto a y dopo xy. Allora cosa devo fare? Meno 1 fratto 1 più x quadro più y al quadrato per 2 x quadro più y e basta. Fatto questo al quadrato, per la derivata di questo rispetto a y, la derivata di questo fa 0, la derivata di questo fa 2 x quadro più x, per la derivata di questo rispetto a y. Quindi, come vedete, queste sono le quattro derivate. Queste quattro derivate, quelle diverse tra loro sono 3. Queste due sono uguali tra loro, quindi sono 4, ma è come se fossero 3 in realtà. Ok. Allora, in generale non possiamo dire che queste due derivate devono essere sempre uguali. Dipende dalle cose.
quali sono le ipotesi se la funzione è di classe C2, quelle due derivate sono uguali. Se no, potrebbe non essere. Però, torniamo indietro. Quindi, qual è il quadro? Il quadro è: io so scrivere la mia funzione. Come in genere, come la scrivo la funzione? Quasi sempre noi avremo a che fare con funzioni che sono date da prodotti di composizione oppure somme, prodotti e rapporti di funzioni elementari. Queste funzioni elementari, almeno nella parte interna del dominio, spesso sono di classe CD. Che significa che quando andrò a fare queste mie prodotti di composizione, allora potrò fare tutte le derivate. Se avrò meno regolarità, e chiaramente potrò fare meno derivati, certe volte avrò problemi. Certamente se prendo il valore assoluto di x quadro più y, qua invece che dal tangente, la funzione è continua, però dove x quadro più y è uguale a 0 avrò problemi a fare le derivate, perché il valore assoluto in 0 non è derivabile. Però per il resto, come si fanno le derivate? Con le usuali regole del derivata della somma, prodotto, rapporto, regola della catena per la derivata di funzioni composte, più il fatto che quando faccio le derivate parziali, se derivo rispetto a una variabile, l'altra variabile la devo ritenere come se fosse una costante. Tutto qua. Allora, nel momento in cui effettivamente le derivate si possono calcolare esplicitamente, possiamo anche capire se sono di classe, se sono continue. Allora, se le derivate sono continue, la funzione è di classe C1. Ma se è di classe C1, vedremo adesso un teorema che ci dice che è differenziabile. Allora, questo risolve gran parte dei nostri problemi, perché ci dice che, essendo la funzione differenziabile, valgono determinate conseguenze. Stesso discorso se la funzione di classe C2, la funzione di classe C2, chi saranno differenziabili? Saranno differenziabili la f e le sue derivate parziali. Saranno pure loro differenziabili. E così via. Poi abbiamo un altro problema. Qual è l'altro problema? È che quando andiamo a fare derivate, ogni volta che aumentiamo di un ordine l'ordine di derivazione, le derivate si moltiplicano. Le derivate prima sono n, le derivate seconde sono n quadro, le derivate terze sono n cubo. Però già nelle derivate seconde, nel calcolare le derivate seconde di questa funzione, abbiamo scoperto che ce ne sono due uguali. Questo, anche qui, è un caso? No, non è un caso. Se sono soddisfatte certe ipotesi, cioè se la funzione di classe C2, ripeto, le derivate seconde non dipendono dall'ordine di derivazione. In particolare, ce ne sono due che corrispondono, nel caso di due variabili, alla derivata mista, cioè quella fatta una volta rispetto a x, una volta rispetto a y, che io posso fare prima rispetto a x, poi rispetto a y, oppure prima rispetto a y, poi rispetto a x. Possiamo dare degli esempi in cui queste due derivate sono diverse, però sono funzioni che non sono C2. Quindi, ad esempio, non ci perdiamo tempo, andremo subito dopo aver fatto quel primo teorema che ci dice che se la funzione di classe C1 è differenziabile, andremo a fare un altro teorema che ci dice che se la funzione di classe C2, le derivate seconde miste, non dipendono dall'ordine di deriva di derivazione. Questi teoremi in realtà li andiamo a dimostrare in R2, per quale motivo il concetto è lo stesso, semplicemente la notazione diventa più pesante. Se io devo fare, devo dimostrare la differenziabilità di una funzione di n variabili, devo usare più in tutti n gli indici, devo fare una costruzione un po' più pesante dal punto di vista
formale, algebrico, però si capisce benissimo dalla dimostrazione di R2 che se funziona in due dimensioni funziona in modo perfettamente analogo in n dimensioni. Stesso discorso per il teorema sull'inversione dell'ordine di derivazione, una volta fatto in due dimensioni si capisce benissimo, anzi lì la costruzione è del tutto analoga, semplicemente invece di usare le variabili x e y dovremmo usare le variabili x con i, x con j. Quindi là si capisce ancora meglio che il teorema è valido in qualunque dimensione. Allora andiamo a dimostrare questi due teoremi. Poi c'è un ultimo problema più leggero, che è quello di trovare una notazione adatta, idonea, per andare a scrivere tutte le possibili derivate di ogni ordine. Supponiamo che la funzione sia c'infinita, allora io posso fare derivate settime. Allora, come si scrive una derivata settima? Qual è la notazione standard per scrivere una derivata settima? E vedremo, ci sono un paio di notazioni che fanno a caso nostro. Come? Andiamo veloci. Andiamo per prima cosa a dimostrare il primo teorema. Il primo teorema si chiama teorema del differenziale totale. Differenziale totale, oh, fate attenzione perché io l'enunciato lo scrivo in dimensione n, la dimostrazione la faccio in dimensione 2, quindi cambierà la notazione tra l'enunciato e la dimostrazione. Allora abbiamo f da a a valori in r, a è una parte di rn, poi x con 0 è un punto di a. Noi sappiamo che esistono, le ipotesi sono, esistono la derivata parziale di x nel punto x con 0 per ogni, anzi esistono le derivate parziali di x nel punto x per ogni x appartenente a un certo intorno di x con 0, chiaro che le derivate devono esistere almeno intorno del punto. Poi il limite per x che tende a x con 0, le derivate parziali di x calcolate in x, non fa la derivata parziale in x calcolata in x. Questo cosa mi dice? Che le derivate parziali di x sono continue in punti. Quindi questo è un teorema puntuale, cioè le conseguenze si ottengono punto per. Qual è la tesi? F è differenziato nel punto. Quindi questo è l'enunciato. Chiaro? Quindi per ottenere la differenziabilità nel punto x con 0 basta che esistano le derivate intorno del punto e che queste siano continue in x con 0. Ovviamente se le derivate esistono e sono continue in tutto l'aperto, questo ragionamento lo potete fare in tutti i punti x con 0 di A, e quindi cosa ottenete? Che la funzione è differenziabile in tutti i punti di A. Questa è tra l'altro una delle comodità di avere un aperto con c'è. Ok? Bene. Però potete anche fare un discorso punto per punto. Per avere la differenziabilità del punto di sconzero vi serve questo. Vi serve la resistenza delle derivate di intorno e la continuità. Dimostrazione. La dimostrazione la facciamo nel caso
n uguale 2. Allora, cosa faccio? Per prima cosa, sia delta maggiore di 0 tale che la sfera di centro, attenzione qua x con 0, y con 0, il raggio delta sia contenuta in un x con 0, y con 0. Perché il punto prima si chiamava x con 0, adesso si chiama x con 0, y con 0? E perché siamo n uguale 2. Ho cambiato notazione, no? Sono passato alla notazione in cui le coordinate sono x, y, non sono x1, x2, x n. Se ci fate caso, lo 0 non sta in alto, sta in basso. Perché non ho bisogno di mettere lo 0 in alto. Qui sì, perché le coordinate sono x1, x2, x3, x n, e non posso mettere lo 0 vicino all'indice di coordinate. E allora lo 0 lo metti in alto. Qui no, qui il punto è, il generico è xy, quello particolare è x con 0 y. Quindi qua sta x con 0 y. Poi mi prendo un dischetto, questo dischetto sta dentro U e U a sua volta sta dentro A. Chiaro? Allora adesso che cosa facciamo? Andiamo a prendere xy, sia xy, tale che x meno con 0 è minore di delta sulla radice di 2 e y meno y 0 sia minore di delta sulla radice di 2. Quale motivo? Beh, perché in questo modo xy deve stare all'interno della scheda. Se andate a fare la distanza di xy da x con 0 e x con 0, dovete fare la somma di questi due quadrati, delta 4 mezzi e delta 4 mezzi fa delta 4, e quindi poi la radice quadrata fa delta, quindi la distanza di xy da x con 0 e y con 0 è minore di delta. Abbiamo effettivamente il norma di xy meno x con 0 y con 0 è minore di delta. Ok? Ora, se fossimo in dimensione n, secondo voi, invece che 2, che cambierebbe qua? Cambierebbe soltanto, questo discorso lo dovrei fare per ogni coordinata, dovrei fare x con i meno x 0 i, minore di delta su radice di n. Perché quando faccio i quadrati mi viene delta 4 su n, ne sommo n e mi viene delta 4, tutto qua. Per il resto è tutto qua. Adesso cosa vado a fare? Vado a scrivere la differenza f di xy meno f di x con 0 y. Ok? Allora, per prima cosa aggiungo un punto qua in maniera tale da fare i due lati di un triangolo rettangolo, cioè chi sarà questo punto? Sarà il punto di coordinate, siccome qua si muove la x, sarà il punto di coordinate x, y, 0. Vedete, questo sta sotto a questo, quindi la coordinata x è la stessa del punto di sopra, invece la coordinata y è la stessa del punto che gli sta a fianco a sinistra. E quindi cosa voglio fare qua? Il primo passaggio che faccio è semplicemente f di xy uguale f di, insomma, questa differenza uguale f di xy meno f di xy 0 più f xy 0 meno f di x con 0 uguale cancello e continuo qua su.
cancella il computer. Okay. Uguale. Oh, guardate, lo scrivo qua per il primo pezzo. Prendete la funzione ausiliaria g di t uguale f di x t. Questa è una funzione di una variabile. Beh, se io vado a fare g di y meno g di y0, quanto mi viene? Mi viene esattamente f di xy meno f di xy0, cioè il primo pezzo qua sotto. Sì. Mettete y al posto di t, f di xy, mettete y0 al posto di t, f di xy. Però io che cosa so? So che questa quantità deve essere uguale a g' di, supponiamo che la funzione sia derivabile, per il teorema di, diciamo, il teorema di Lagrange, deve essere uguale a g' di y per y meno y0, dove xi è un punto compreso tra y0 e y. Ma chi sarà g' di xi? Cioè questa funzione g è derivabile rispetto a t? Che significa qua derivare rispetto a t? E significa fare la derivata parziale di f rispetto a y, perché x è come se fosse costante, no? Ecco, non è come se fosse, è costante. Se volete lo scrivete per esteso, ma insomma, quello è. Quindi, cosa mi viene? Mi viene la derivata parziale di y calcolata rispetto di f rispetto a y, calcolata in xy, in xxi, scusate, per y meno y0. Quindi riscrivo qua a sinistra f di xy meno f di x con 0 y0 a cosa è uguale? Allora c'è questo primo pezzo, che è questa prima differenza che abbiamo sviluppato, che non è altro che la derivata parziale di f rispetto a y calcolata in x e xi per y meno y0, più poi c'è quest'altro pezzo. Per fare quest'altro pezzo cosa facciamo? Usiamo un'altra funzione h di t. H di t è uguale a f stavolta di t y0, che vedete qua la variabile y è fissa, qua era fissa ed era sempre x, perciò ci ho messo x. Qua la variabile y che non cambia ed è sempre y0 però. E quindi cosa posso scrivere? Che h di x meno h di x con 0 è uguale a f di x y0 meno f di x con 0 y0, cioè h' di eta per x meno x con 0. Ma chi è h' di eta? Ci sarà derivabile questa funzione? Certo che è derivabile, perché qua vedete che faccio variare t ma tengo costante y0, quindi derivare questa funzione di una variabile è come derivare la f rispetto alla prima variabile mantenendo la seconda costante. Quindi cosa mi viene qua? Mi viene la derivata parziale di f rispetto a x, stavolta la prima variabile, calcolato in eta y0 per x meno y0. Quindi qua mi viene la derivata parziale di f rispetto a x calcolato in eta x con 0, y0 e x meno x con 0. Ok,
Questa è l'uguaglianza che mi interessa. Questa è l'uguaglianza che mi interessa. Adesso le funzioni ausiliarie non mi servono più, quindi questo pezzo lo cancello. E vado a scrivere. Io dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dimostrare la differenziabilità. Quindi che devo fare? Devo fare il limite, quello lo farò dopo. Ma di che cosa? Andiamo a scrivere la quantità di cui devo fare il limite. Devo fare il limite di questa quantità, f di x y, meno f x con 0, y 0, meno il gradiente di f calcolato in x con 0, y con 0, scalare il vettore x meno x con 0, y meno x. Tutto fratto la norma di x meno x con 0. Ma chi è la norma di x meno x con 0? La radice di x meno x con 0 al quadrato più x meno y 0 al quadrato. Questo devo fare. Poi di questa quantità devo fare il limite e per x che tende a x con 0, per xy che tende a x con 0 y 0 e far vedere che tende a 0. Ma perché la quantità è questa? Perché questo è il valore del punto generico, questo è il valore del punto fisso, questo è il vettore A. Il vettore A è inutile che ci mettiamo A per vedere l'esistenza, mettiamo direttamente il gradiente, perché se esiste, abbiamo visto, deve essere per forza il gradiente, quindi l'unico che può andare bene è il gradiente. Qua c'è il prodotto scalare tra il gradiente e lo spostamento e qua c'è la distanza del punto generico da punto di scontro. Ok, ma allora chi è questo? Io dico che, vabbè, il denominatore, lasciamo un po' di spazio, faccio scriverci i limiti davanti, il denominatore lo lasciamo stare qua. Per quanto riguarda il numeratore, beh, questa differenza è uguale a questa. Ma chi è questo? Questo qua è il gradiente, cioè la derivata rispetto a x e la derivata rispetto a y. Quindi la derivata rispetto a x la devo moltiplicare per x meno x con 0. Ah, ma e c'è un meno davanti. Ma qua x meno x con 0 è derivata pure per una moltiplicata pure per una derivata rispetto a x, solo non è calcolata nello stesso punto. Quindi qua mi viene derivata di f rispetto a x calcolata in eta y0 meno la derivata di f rispetto a x calcolata in x con 0 y0, questo primo pezzo per x meno x con 0 più secondo pezzo. La prima differenza mi dà la derivata di f rispetto a y calcolata qui per y meno y 0. Questo pezzo qui mi dà meno la derivata di f rispetto a y calcolata in x con 0 y 0 per y meno y 0. Quindi posso scrivere derivata di f rispetto a y calcolata in x sì per y meno y, scusate, quello lo scrivo fuori, meno la derivata di f rispetto a y calcolata in x con 0 y 0 per y meno y. Quindi questa è la quantità di cui devo andare a fare il limite. Adesso che cosa devo scrivere? E quando è che mi va bene? Quando è che la dimostrazione funziona? Se questo limite fa 0. Se questo limite fa 0, la funzione è differenziata. Se questo limite non fa 0, la funzione non sarà differenziata. Allora, cosa devo scrivere qua? Limite per xy che tende a x con 0 y 0. Limite per xy che tende
x0. E beh, però guardate qua, questa quantità qua, cominciamo a vedere, queste sono due pezzi, la somma di due pezzi. Se dimostro che ciascuno dei due pezzi tende a 0, è finito. Allora, cominciamo a guardare il primo pezzo. Allora, qui cosa c'è scritto? X meno x con 0 fratto questa radice quadrata. Ma questa radice quadrata qua è più grande del valore assoluto di questo. Perché se ci tolgo questo è uguale esattamente al valore assoluto di questo. Quindi questo diviso questo è un numero compreso tra meno 1 e 1. Cioè questo diviso questo è limitato. Più precisamente è compreso tra meno 1. Andiamo a vedere quest'altro pezzo qua. Al prodotto. Quando xy tende a x con 0 y 0, che succede? In particolare la x tende a x con 0 e la y tende a y 0. Qua y 0 non mi interessa perché era già visto, ma siccome la x tende a x con 0, eta dove si trovava? Eta si trovava tra x con 0 e x. Io le ho messi a destra, però la stessa cosa, in realtà la disuguaglianza vera è questa: eta meno x con 0 è minore di x meno x con 0. Perché? Perché io il punto l'ho messo con la x che aumentava e la y che aumentava, però potevo metterlo pure a sinistra oppure una coordinata a destra e una coordinata a sinistra, non è un problema, però questa disuguaglianza è sempre vera. Allora, quando x tende a x con 0, questo tende a 0, quindi anche questo tende a 0, quindi questo punto tende a x con 0. Quindi che succede? Questo punto qui tende a x con 0 y con 0. Ma noi cosa sappiamo delle derivate? Che sono continue. Allora, quando l'argomento di questa derivata tende a x con 0 y con 0, questa derivata calcolata qua tende a questa derivata calcolata qua, cioè la differenza a quanto tende? A 0. Quindi questo qua tende a 0 quando xy tende a x con 0. Allora, questo tende a 0, questo è limitato, il prodotto tende a 0. E questo la stessa cosa, perché è la stessa cosa. E qua è un leggermente diverso, ma non più di tanto. Quando voi avete x tende a x con 0, y tende a y 0, quindi psi meno y 0 è minore di y meno y 0. Quando y tende a y 0, questo tende a 0, questo che sta in mezzo deve tendere pure a 0, che significa che psi deve tendere a y 0. Allora, la prima, il primo argomento x tende a x con 0, il secondo argomento psi tende pure a y 0, quindi la coppia x e xy tende a x con 0 y 0 quando x y tende a x con 0 y 0. Ma se per la continuità della derivata rispetto a y, le derivate sono tutte e due continue, che significa? Che la differenza di queste derivate tende a... Bene. Ma e questo è limitato pure lui, perché come questo qua era minore uguale di 1 in modo uguale assoluto, anche questo è minore uguale di 1 in modo assoluto, perché sotto la radice ci sta anche y meno y 0 qua. Allora, quindi noi abbiamo due quantità al numeratore, abbiamo posso maggiorare, insomma, questa quantità qui in valore assoluto, se qua metto il valore assoluto posso maggiorare con la somma di due pezzi. In ogni pezzo è il prodotto di due fattori. Un fattore tende a 0, l'altro fattore è meno uguale di 1. Il prodotto tende a 0, la somma tende a 0. Quindi questo limite quanto fa? Fine della dimostra. Insomma, il concetto è che questa quantità qua tende a 0 e questa qua è limitata. In quest'altro caso questo tende a 0 e questo è limitato. Quindi.
andando a fare il prodotto tendono a zero, andando a fare la somma di cose che tendono a zero, tendono a zero. Bene, fine della dimostrazione del teorema differenziato fa. Ok? Adesso vediamo che ho reso. Ci riposiamo 5 minuti.